Sono Fabio Petruzzella, ho 24 anni e sono di Molfetta, provincia di Bari. Ho deciso di andare in Norvegia, precisamente a Trondheim, che è una delle tre città più grandi della Norvegia, proprio perché nel mio settore, che è il settore bar manageriale, ho una grande offerta di lavoro. Quindi ho deciso esattamente ad agosto del 2014 di intraprendere questa nuova esperienza e quindi di migrare in terra scandinava. Di aprire lì un bar club perché per tanti motivi. Ovviamente il primo, come chiamano in Brasile, la saudade, la nostalgia, perché ovviamente prima ogni domenica, ogni mercoledì, ogni sabato ero qui in Curva Nord per incitare la squadra, e ovviamente dopo che tu vai via il vuoto cede, è anche un vuoto abbastanza difficile da colmare. Ho avuto una grande spinta anche da alcuni miei conterranei che ho conosciuto a Trondheim e che mi hanno permesso comunque di vedere oltre l'ostacolo. Quindi sono stati di grande supporto per aprire questo Bari Club. E un pomeriggio, mentre vedevamo una partita del Bari, perché è rito vederci ogni sabato pomeriggio oppure quando c'è il turno infrasettimanale, lavoro permettendo, di vedere tutti insieme il Bari. E parlando ci siamo chiesti perché non aprire un Bari Club e quindi farci riconoscere come gruppo di supporter del Bari fuori da quelli che sono i confini italiani. Abbiamo saputo che il presidente, colui che gestisce tutto questo procedimento, è Franco Spagnolo, che è il presidente della Bari Siamo Noi. E grazie a lui e soprattutto grazie a Michele Salomone siamo riusciti il 30 gennaio del 2016 ad aprire ufficialmente questo Bari Club a Trondheim. Il numero di affiliati siamo 22. Ovviamente non tutti sono della provincia di Bari o comunque pugliesi o anche italiani, però un bel numero siamo di Molfetta, Corato, Andria, Ruvo, Terlizzi. Poi c'è un ragazzo di Reggio Calabria, appunto per il gemellaggio che noi abbiamo con Reggio, e poi ci sono un sacco di norvegesi e svedesi che hanno voluto aderire a questo progetto, anche molto intrigati da questa nostra passione che loro vedevano ogni settimana, e quindi incuriositi, e comunque anche il fatto che loro conoscono quella che è la realtà del Bari, sia come tifoseria, sia come stadio, sia come squadra. Quindi hanno voluto sposare questa causa e partecipare tutti insieme a questo progetto. L'idea di intitolarlo a Klas Ingesson, ci sono tanti motivi, ma due principali. Il primo, per quanto mi riguarda, perché Klas Ingesson per me ha sempre rappresentato come dovrebbe essere un calciatore, sia fuori il campo, sia ovviamente in campo soprattutto. Quindi in campo sempre lottare per la maglia, perché la maglia è una seconda pelle, dovrebbe essere una seconda pelle per il giocatore. Come sappiamo, Ingesson ha giocato anche per il Lecce successivamente. Questa cosa il Barese non l'ha non l'ha presa in considerazione più di tanto. Perché? Perché la figura di Klas Ingesson a Bari è sempre rimasta una figura pura, una figura che è sempre stata vista attaccatissima alla maglia, attaccatissima a quello che era il fine unico del Bari di quegli anni, cioè vincere, perché comunque il Bari negli anni 95-98 era un Bari spumeggiante, un Bari eccellente, con anche eccellenti giocatori. Il ruolo del tifoso norvegese nel Bari Club è un ruolo fondamentale ed è un ragazzo, una persona che dà anima e corpo per il Bari Club. Infatti venerdì ero qui allo stadio e ovviamente ero anche un po' preoccupato per chi avesse aperto il Bari Club venerdì in mia assenza, e ho saputo che i primi che si sono presentati erano proprio i norvegesi e gli svedesi, carichi per questa partita, perché pure ora loro stanno seguendo tutte le vicende. La birra non manca mai, vabbè, un po' per cultura, un po' perché la birra ci deve sempre essere, ovviamente non bisogna mai esagerare, ma
in terra norvegese come fai a non esagerare? Loro la bevono come se fosse acqua, quindi la birra non deve mai mancare. L'emozione di venerdì, quando sono ritornato dopo tanto tempo allo stadio, è stata un'emozione unica. Non ricordavo di avere un'emozione del genere da tanto. Per lo striscione tantissima emozione, perché è stato come il coronamento di un lungo progetto, un lungo sogno che ci è stato finalmente riconosciuto anche con lo striscione. Il mio invito è che il Bari Club Trondheim sia sempre un punto di riferimento sia per i tifosi del Bari in giro per il mondo, soprattutto in terra scandinava. Il mio invito è stesso anche alla società, che se un giorno vorrà, in futuro ovviamente, organizzare un'amichevole con la prestigiosa squadra del Rosenborg Club di Trondheim, tutto ciò possa essere avverato anche con l'aiuto e il supporto del Bari Club Klassingeså Trondheim.